Oggi voglio parlarti di uno strumento che secondo me e anche secondo la scienza vale la pena comprare. Se per esempio sei anziano e vuoi migliorare l'equilibrio, se sei una donna che sta entrando in menopausa e può soffrire di osteopenia o osteoporosi, ma anche se sei un atleta e vuoi migliorare la tua performance e soprattutto la cosa più curiosa, anche se sei sovrappeso e vuoi sentirti più sazio. Questo strumento sono i giubbotti zavorrati, che sono delle specie di gilet di giubbottini da mettere indosso con dei pesi al loro interno che ti puoi portare in giro mentre per esempio vai a farti una camminata o mentre fai degli esercizi specifici. Perché sono così utili? Perché dovresti comprarli anche tu fin da subito? Lo andiamo a scoprire insieme attraverso questi studi che ti dimostreranno come hanno un effetto positivo sul tuo organismo. Il giubbotto zavorrato, proprio come dice il nome, è una specie di giacchetta di gilet da pesca in cui puoi inserire dei pesi. Ci sono diversi tipi, diversi stili per le diverse necessità di ogni persona, ma normalmente il peso che puoi aggiungere varia dai 5 ai massimo 50 kg. Questo ausilio è diventato famoso per gli atleti e gli sportivi che vogliono migliorare la performance, ma oggi scoprirai che anche una persona anziana dovrebbe utilizzarlo anche tutti i giorni. Il motivo principale è che appunto si aggiunge un peso in più e questo peso può portare chiaramente a un maggior dispendio di energie, a una miglior mineralizzazione ossea, che è estremamente importante per chi soffre di osteoporosi, e anche a un aumento della forza e della resistenza. Il primo studio infatti che ci dimostra questo è stato proprio fatto su degli atleti, su dei runner, a cui è stato consigliato di aggiungere un giubbotto zavorrato, uno col 5% in più e l'altro col 10% in più rispetto al peso della persona. Per darti dei numeri specifici, se sei una persona di 80 kg, un giubbotto col 5% di peso è un giubbotto con 4 kg. Col 10% ovviamente sarà di 8 kg. Ebbene, da questo studio si è dimostrato come il giubbotto col 10% del peso corporeo ha portato la persona a consumare molte più calorie sia durante l'attività che anche nei giorni successivi. Gli stessi benefici, infatti, non si sono ottenuti nel gruppo di controllo, che non aveva nessun giubbotto, ma tantomeno nel gruppo con il 5%, indicandoci che, evidentemente, quando aggiungiamo poco peso, appunto un 5%, questo non ha un effetto così marcato sulla nostra salute. Ma a parte il bruciare più calorie, che sicuramente vale la pena se vuoi perdere peso, ci sono anche dei benefici cardiovascolari. Questo sicuramente deve interessare chiunque, sia il giovane atleta che la persona anziana che vuole evitare problemi appunto come l'ictus o l'infarto. Infatti, da questo studio, sempre però fatto su atleti, risulta che portare un giubbotto zavorrato ha migliorato ed aumentato la soglia del lattato nel sangue dei corridori. Ovvero, in parole semplici, questi corridori avevano più resistenza e più velocità durante la performance, indicandoci chiaramente che chiunque utilizza questo strumento avrà un fisico che migliora, che si rinforza, che diventa più resistente. E quindi questo è un beneficio che, oltre agli atleti, soprattutto dovrebbero cercare gli anziani che fanno sempre più fatica a muoversi e a rinforzarsi. Un terzo studio ci porta ad affermare che il giubbotto zavorrato può aiutarti anche a migliorare la forza. Infatti, da questi test fatti sempre su atleti, quelli che facevano un sollevamento pesi con il giubbotto zavorrato finivano dopo 6 settimane di allenamenti ad avere più forza e più esplosività rispetto invece al gruppo che non utilizzava il giubbotto, anche se faceva gli stessi esercizi. La cosa interessante però di questo studio è che sono state coinvolte anche persone anziane. E gli stessi benefici che hanno avuto i giovani atleti li hanno avuto anche gli anziani. Portandomi quindi a consigliarli a te o a chiunque voglia stare bene, perché sono benefici che possono sembrare semplici, ma sono estremamente importanti. Aumentare la forza significa anche avere un maggiore equilibrio. Avere un maggiore equilibrio significa avere meno rischio di cadute e quindi meno rischio di fratture, di ospedalizzazione, di prendere eventuali virus e malattie e quindi di ridurre la mortalità in generale. Ma senza dubbio i benefici più importanti di questi giubbotti zavorrati che ogni persona oltre 60 anni, oltre 50 anni dovrebbe considerare, sono legati al metabolismo e alla mineralizzazione ossea. Utilizzare un peso aggiuntivo, infatti, sulle spalle, sul corpo, sulla schiena, porta a una stimolazione maggiore degli osteoblasti,
ovvero quelle cellule che formano l'osso e che stimolano la deposizione del calcio. Quando infatti nel 2012, in uno studio randomizzato in doppio cieco, quindi molto ben fatto con un gruppo di controllo, si sono messe delle donne in menopausa a fare degli esercizi di resistenza con o senza dei giubbotti zavorrati, si sono avuti dei benefici inaspettati proprio sulla densità ossea. Da una parte tutti e due i gruppi, quello degli esercizi e quello degli esercizi più giubbotti zavorrati, hanno avuto dei miglioramenti evidenti rispetto al gruppo di controllo che non ha fatto niente. Hanno avuto una riduzione della massa grassa, hanno avuto un aumento della massa magra, quindi dei muscoli, e hanno migliorato tutti quei parametri del sangue legati all'osteoporosi. Quindi un aumento della produzione di collagene, una riduzione degli enzimi che vanno a ridurre la sedimentazione ossea e un aumento dei depositi di calcio e degli altri minerali essenziale proprio per la salute dell'osso stesso. In aggiunta però, il gruppo col giubbotto zavorrato ha avuto un parametro che è migliorato del doppio rispetto al gruppo che faceva semplicemente esercizi. Questo parametro è stato quello dell'equilibrio. Il test della stella, fatto su una gamba sola, è stato performato in modo molto migliore dal gruppo col giubbotto zavorrato rispetto al gruppo che faceva i semplici esercizi e ovviamente molto di più rispetto al gruppo che non ha fatto niente. Ma veniamo a un altro parametro che secondo me può interessare anche a te, specialmente se vedi che stai mettendo un po' di peso in più e specialmente se vuoi perderlo. Quando infatti vogliamo perdere peso ci sono diversi problemi. Da una parte bisogna avere una maggior restrizione calorica e bruciare più calorie, dall'altra si deve evitare di perdere la massa muscolare, perché altrimenti si abbasserà il metabolismo e tutti gli sforzi che faremo saranno annullati. Due studi, uno fatto su topi e l'altro su persone, ha dimostrato che utilizzare giubbotti zavorrati tutto il giorno, almeno 6, 8 o 10 ore al giorno, porta le persone a consumare più calorie, come dicevamo prima, ma anche a mantenere la massa muscolare, ovvero ad evitare quella perdita di metabolismo che è molto comune nelle persone che riducono le calorie. Ma c'è un'altra cosa che per me è stata la scoperta più interessante, quando si utilizzano dei giubbotti zavorrati. Perché proprio gli osteoclasti, ovvero come dicevo prima, quelle molecole all'interno dell'osso che con il peso vengono stimolate, possono aiutarti anche a perdere peso. Il motivo è che infatti, quando appunto aggiungiamo del peso, non si creano solo delle modificazioni all'interno dell'osso, ma le stesse cellule ossee possono immettere nel sangue delle particolari molecole che creano una risposta molto interessante. Cosa succede infatti a una persona che mangia molto? Prende del peso, aggiunge del peso, e quando aumenta il suo peso, arriva un segnale al cervello che gli dice: guarda, non c'è bisogno che mangi di più, hai aumentato peso, hai più grasso e quindi puoi fermarti dal mangiare. Il cervello infatti, quando riceve questo segnale di aumento di peso, rilascia nel sangue la leptina che ti porta a sentirti più sazio. Cosa fa allora il giubbotto zavorrato? Come influenza sulla tua sazietà? Il giubbotto zavorrato simula un sovrappeso. Il tuo cervello crede che tu hai messo su del peso, hai del grasso in eccesso e quindi, proprio come una persona sovrappeso, quando indossi un giubbotto zavorrato, il tuo cervello immetterà nel sangue leptina e ti sentirai più sazio, portando quindi questo strumento ad essere estremamente utile nelle persone che vogliono perdere peso e non recuperarlo, nelle persone che vogliono perdere peso e non fermare il metabolismo, ma anche nelle persone che vogliono stare in salute, avere un cuore sano e vogliono sentirsi più sazie e non abbuffarsi e quindi prendere peso in eccesso. Adesso, prima di andare a comprarlo ed utilizzarlo, ti voglio dire un paio di cose. La prima, che ovviamente troverai nel mercato diversi modelli, tipi, pesi, costi. Ovviamente per ogni persona le necessità sono diverse. Sicuramente il comfort è essenziale e quindi deve starti comodo e non deve ballare mentre ti muovi, altrimenti rischia di diventare un sistema per farti perdere l'equilibrio invece di fartelo migliorare. Per questo motivo non mi addentrerò in questi dettagli che sono soggettivi e tu stesso dovrai decidere qual è il giubbotto migliore per te. Senza dubbio però ci sono delle cose che tutti voi dovreste sapere. La prima è che sicuramente è importante la sicurezza quando si inizia ad utilizzare questi strumenti. Per questo vale assolutamente la regola di iniziare con calma con dei pesi limitati per un ristretto periodo di tempo per poi aumentare progressivamente. Stiamo parlando in ogni caso di pesi che però, meglio di quelli portati su uno zaino, vengono distribuiti meglio magari sulle spalle o con una cintura anche sulla vita.
ma sono comunque dei pesi in più che si scaricheranno sulle tue spalle e sulla tua schiena e potrebbero temporaneamente darti un po' più di sintomi, un po' più di dolorini proprio in queste zone. C'è da preoccuparsi? Io penso proprio di no. Stiamo parlando appunto del 5 o il 10% del tuo peso corporeo, 5, 10 o 15 kg in più, che non dovrebbero assolutamente danneggiare i tuoi tessuti, anche se senti un pochino di male. Senza dubbio, quando fai una cosa nuova, è normale che il tuo corpo possa reagire non tanto piacevolmente e per i successivi 2-3 giorni sentirai un po' più di stanchezza, di dolorabilità, proprio nella zona alta delle spalle, nelle basi del collo o nella schiena. Non ti preoccupare, vedrai che dopo 2-3 giorni il tuo corpo si abituerà e la cosa andrà migliorando e tu lentamente potrai aumentare i pesi. Quanto peso mettere? Qual è consigliato? Qual è la cosa migliore? Gli studi fatti sulle persone che volevano perdere peso sono stati fatti con questi giubbotti indossati dalle 6 alle 10 ore al giorno, praticamente come una canottiera da indossare tutto il giorno. Appena la persona si alza la mattina dal letto, per camminare in casa a fare i lavori di casa, ma anche per uscire ad andare a fare la spesa o un'attività leggera come la corsa o un po' di cyclette. In questo caso il peso era tra il 5 e il 10% del peso corporeo, con i benefici maggiori proprio con il 10%. Capirai anche tu che dopo un mese di questo peso aggiuntivo, o dopo anche solamente una settimana, quando ti togli il giubbotto ti sentirai molto più leggero, molto più tonico e molto più capace di fare le cose. Se però non hai la possibilità di indossare questo giubbotto tutti i giorni, allora gli studi fatti su atleti ci indicano che raggiungere anche un carico che arriva al 30-40% del peso corporeo della persona, e però ridotto nello spazio dell'esercizio da fare, quindi mezz'ora o un'ora e mezza massima, può comunque dare dei risultati eccellenti. Significa quindi, per esempio, per una persona che pesa 80 kg, portare un carico nel giubbotto tra i 30 e i 40 kg o tra i 20 e i 30 kg. Sono pesi sicuramente maggiori che possono stressare ancora di più le spalle e la schiena, ma che vengono ristretti appunto in un tempo limitato durante l'esercizio che fai. Non sono indicati in una persona che non ha mai fatto pesi o che sta per iniziare, o una persona che comunque soffre di osteoporosi molto marcata, meglio non farli subito ma farli solo successivamente quando la condizione migliorerà. Sono però sicuramente un valido strumento per una persona che è già sportiva, che è già atletica e voglia ancora migliorare di più la sua performance in un tempo ristretto. Per finire, se vuoi avere un'idea semplice di quali esercizi puoi fare proprio mentre indossi questi giubbotti, sono 5 secondo me gli esercizi migliori. Il primo, i classici addominali. Ti metti sdraiato sulla schiena con le ginocchia piegate e ti sollevi da terra con le mani dietro la testa. Il peso del giubbotto aumenterà lo stress sulla tua schiena che si rinforzerà. Il secondo sono gli squat o i piegamenti sulle gambe. Vai indietro piegando le gambe come se volessi sederti sulla sedia e poi ti rialzi. Il terzo sono le trazioni alla sbarra. Ti appendi alla sbarra e ti tiri su. Capirai anche tu che con un giubbotto sulle spalle, con quei 5-10 kg in più, le trazioni saranno molto più dure. Non riesci a fare le trazioni? Puoi comunque utilizzare la sbarra rimanendo appeso per il maggior tempo possibile, sempre indossando il giubbotto o magari anche senza giubbotto per iniziare ad allenarti. Quarto esercizio, gli affondi, ovvero piegarsi sulla gamba sola andando giù in avanti, prima con la gamba destra e con la gamba e poi con la gamba sinistra. Per finire, il quinto esercizio che puoi fare sempre indossando il giubbotto sono i plank, le classiche posizioni da mantenere 30 secondi o un minuto che rinforzano tutta la schiena, gli addominali, le gambe e le braccia. Adesso, prima di concludere, come ti dicevo prima, non c'è un giubbotto migliore degli altri in assoluto, ma ognuno di voi deve decidere il giubbotto migliore per le sue esigenze. Io non ho un prodotto in particolare da consigliarti, ma se vuoi in descrizione ti metto un link dove potrai fare una ricerca approfondita su quali sono i giubbotti che ti propone il mercato, così da poter scegliere tu stesso quale sia il migliore per te. Per oggi è tutto, come sempre ti lascio in descrizione il link con tutti gli studi citati. Ciao e grazie!